Angela Maurer, una carriera alle spalle condita da un quarto e quinto posto olimpico tra Pechino e Londra, e poi per lei la vittoria mondiale nella 25 km, ma eravamo diverse primavere fa, cioè il 2006 e il 2009, e poi argenti e bronzi, l'ultimo argento nel 2013 a Barcellona, dove nella 10 invece salì sul terzo gradino del podio. A livello europeo la 25 km l'aveva vinta nel 2006, dove fece doppietta insieme con la 10. Gli unici due successi nella rassegna continentale per la Maurer rimangono fermi a quell'anno, a quella stagione. Anna Olas invece la novità del fondo Magiaro, aveva cominciato a mettersi in luce nel 2011 e piano piano è cresciuta soprattutto nella prova a squadre fino a diventare competitiva anche nell'individuale. Anna Olas, che non era mai però salita sul podio europeo, è la sua prima volta. Non è la prima volta di Martina Grimaldi, che dal terzo posto di Piombino scala i tre gradini, i due che le mancavano fino ad arrivare a quello più alto, e dopo essere campionessa del mondo in carica diventa anche campionessa europea della 25 km. Una bella goccia anche per lei, anzi doppia goccia, sulla nostra destra, la sua sinistra la medaglia e dall'altra parte la mascotte. Ora sono diventate due, va bene il plurale. Fai silenzio, c'è l'inno nazionale. Ed eccoci qua con l'oro di Martina Grimaldi, l'Italia che chiude terza nel medagliere del fondo, un gradino più alto del podio che stiamo gustando e ammirando, due bronzi, il primo posto nella classifica a squadre, nella classifica per nazioni, un'ultima giornata che cambia il volto nel complesso della spedizione azzurra, ma che non cancella completamente alcune imperfezioni che si sono viste nelle giornate centrali di gara.